Un'altra ricetta oggi stiamo qui a presentare ed è il sorbetto alla mela verde. Il sorbetto alla mela verde è tipicamente stagionale. Il sorbetto viene preso e fatto in questa maniera. Viene preso queste mele, circa 1,2 kg di mele, vengono prese e pulite, viene lasciata la buccia perché chiaramente hanno necessità anche di dare quel poco di colore che non avrebbe se viene tolta anche la buccia stessa. E il procedimento di preparazione è molto facile, si tagliano le mele a spicchi e poi si prendono e si tagliano a fettine. Una volta tagliate a fette si aggiunge un pochino di acqua e con un frullatore di quelli a immersione viene preso e viene sminuzzato per poter renderlo proprio una poltiglia. Nel frattempo abbiamo immesso dentro circa mezzo limone. Una volta immesso mezzo limone aggiungiamo la rimanenza dell'acqua, quelli 800 grammi, e poi aggiungiamo sia lo zucchero semolato, il comune zucchero di casa, e il destrosio. Il destrosio in questo caso ha una funzione anticongelante. Nella mantecazione sono circa macchine di grossa portata di circa 10-15 minuti e una volta tolto viene preso e viene degustato.